Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Questa volta ci occupiamo dei misteriosi riti di Samotracia. Secondo la versione più diffusa del mito, la dea Armonia era figlia dell'amore e della guerra, ovvero della dea Afrodite e del dio Ares. Si immaginava come una fanciulla bellissima, sapiente e misteriosa, che viveva nell'esotica isola di Samotracia, ove era stata iniziata ad antichissimi culti misterici. Si trattava di forme cultuali che traevano i loro gesti e i loro simboli dalle primeve forme dei riti di passaggio e delle cerimonie agricole. Secondo Petazzoni, nell'opera La religione della Grecia fino ad Alessandro del 1954, i culti misterici si erano sviluppati in Grecia secondo un approccio al sacro separato al culto di carattere pubblico, non raramente configurandosi nel corso della storia quali alternative in opposizione alle forme istituzionalizzate, alternative di carattere misterico, iniziatico ed esoterico. Fra i più antichi culti misterici troviamo appunto quelli agricoli, quali quelli in onore di Demetra e Core. Su questo argomento abbiamo già dedicato un paio di video che vi invitiamo a cercare e visionare nel nostro canale. Anche i citati culti di Samotracia erano però molto antichi. E ancora infatti impiegavano simboli atti a richiamare gli elementi luminosi connessi alla sfera della fertilità e della sessualità. Le misteriose divinità a cui si dedicavano gli iniziati erano genericamente appellate megaloizeoi, cioè i grandi dei. Si trattava forse degli antichissimi numi kabiri, divinità di origine orientale dall'aspetto deforme, buone ma al contempo temibili, strettamente connesse ai culti della terra e agli inquietanti misteri del mondo infero. Più avanti, e soprattutto a Samotracia, queste entità appaiono collegate al lavoro del dio Efesto e alla venerazione di una dea madre assimilabile a Cibele o Demetra. La grande madre di Samotracia, come la signora delle bestie cretesi, la Potnia Zeron, è un nume simbolo della natura, colta nel suo ciclico aspetto di eterno rinnovamento. Sotto il suo potere stanno la linfa delle piante e i minerali della terra, le rocce e le grotte, le selve e gli animali, la morte come la vita, rappresentata dall'esplosione primaverile della sensualità, identificata nello sposo itifallico della dea. Dunque in Samotracia si realizza un'evidente fusione fra i culti più antichi di origine orientale e quelli propriamente greci, che vi si sovrappongono più tardi, incorporando il mitema dell'ambigua dea madre terra, portatrice di vita, ma legata ai signori dell'oltremondo, così come saranno Ade e Persefone. Il culto, come detto, ruotava attorno a un santuario dedicato ai grandi dei. Questo era suggestivamente collocato sulla vetta nord-orientale del Monte Fengari. È possibile che questo complesso
prevedesse una parte accessibile a tutti i visitatori e una strettamente dedicata a coloro che avevano ricevuto l'iniziazione e potevano dunque scorgere i segreti delle aree più sacre. Infatti d'estate si svolgeva una festa alla quale accedevano molti fedeli provenienti da svariate parti della Grecia, portando molti e preziosi doni che arricchivano il tesoro privato del Tempio. Dalla fase anteriore all'VIII secolo a.C. rimane visibile solamente un altare di pietra e un muro ciclopico. Il santuario dedicato alle iniziazioni è più tardo e risale al VI secolo a.C. Altri ambienti sono ampliati o costruiti addirittura dopo il IV secolo a.C. Tre grandi strutture religiose rettangolari, quella detta ortostata, il Proto-Anactoron e l'Anactoron, hanno probabilmente avuto nei secoli uno scopo simile. Sul lato orientale della struttura ortostata si trova una bassa terrazza che potrebbe essere stata adibita ad area di osservazione delle cerimonie. Nella parte meridionale è invece emersa una fossa sacrificale. L'Anactoron era un ampio ambiente unico, decorato da stucchi, con tre porte sul lato ovest. Il pavimento rialzato nella parte settentrionale rivela la parte dedicata ai soli iniziati, preceduta da una stele di marmo che vietava l'ingresso ai profani. Cosa avveniva durante queste celebrazioni? È possibile che fosse messa in scena una ierogamia, ovvero un'unione con il duplice scopo di evocare i momenti salienti della vita dei numi e di attirare, secondo forme di magia simpatica, la fertilità e la vita anche in prossimità della cattiva stagione. L'antichità del culto e il suo evidente legame con divinità naturali, ipostasi dei cicli di rinnovamento stagionali, rese l'accesso all'iniziazione più aperto rispetto a quello previsto per altre forme esoteriche del mondo greco. Né il genere né la condizione sociale erano infatti d'ostacolo a colui o colei che desiderava dedicarsi ai misteri di Samotracia. Condotti dapprima alle abluzioni e a un battesimo con il sangue di un toro, riti che è possibile si svolgessero nell'Anactoron, gli iniziandi erano vestiti con una candida tonaca e quindi nell'oscurità della notte si presentavano al cospetto del sacerdote e degli altri iniziati. Secondo un meccanismo ancora diffuso nelle tradizioni esoteriche, essere iniziati significava innanzitutto essere messi a parte della vera interpretazione di taluni racconti religiosi e quindi di talune diffuse iconografie, le quali quindi possedevano una doppia interpretazione, la prima ad uso della gente a livello religioso, la seconda ad uso degli iniziati a livello misterico. In seguito è possibile che l'iniziato ricevesse addirittura alcuni oggetti che si ritenevano dotati di un forte potere simbolico. Proprio questi gli avrebbero inoltre permesso di identificarsi con la comunità degli adepti e comprendevano probabilmente gioielli forgiati anche con pietre dalle proprietà magnetiche. Bene, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine per questo breve video dedicato a ciò che sappiamo sui misteri di Samotracia. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, iscrivetevi, condividete, mettete un like, commentate. E se volete aiutarci concretamente, nel box informazione trovate due link utili per delle donazioni o per offrirci un caffè. Grazie e alla prossima. Ciao!